Carissimi amici del canale YouTube e Telegram, dentro la notizia, l'Italia è sempre capofila nell'esecuzione dei loschi piani delle diaboliche elite del World Economic Forum. Anche all'estero ci indicano assieme all'Austria come paese cavia dell'iniziativa ID 2020. Ma vediamo la contromossa che può salvarci dal finire sotto un sistema di credito sociale sul modello cinese. Con le app Corona, l'app Luca e la tessera vaccinale digitale in tutta l'UE sono stati fatti passi avanti riguardo la sorveglianza digitale. L'Unione Europea ha definito la digitalizzazione un suo obiettivo con l'iniziativa ID 2020 e sta gradualmente introducendo ulteriori elementi. Il certificato di vaccinazione digitale è stato prorogato a giugno 2023 ai fini delle facilitazioni di viaggio e il passo successivo è la ricetta elettronica. Dopotutto vogliono sapere se hai assunto diligentemente tutti i farmaci prescritti. Interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di YouTube che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 133.000 iscritti su YouTube e oltre 120.000 iscritti su Telegram e a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione. Chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby!